direttore Geria, ben rivisto. Grazie. Probabilmente sincero, glielo chiedo subito, non si aspettava questo Pescara. Sì, intanto un saluto a Massimo e a tutti i telespettatori di Pescara. E effettivamente oggi non era nelle giornate migliori. Noi ci aspettavamo Pescara sicuramente più combattivo, più in palla, e non ha dimostrato il blasone che merita e che conosciamo. Perché secondo Geria? Ma io non posso conoscere le dinamiche, credo che ci si aspettava di più, magari la classifica non è quella che si auspicava tutta la società e forse erroneamente si molla un po'. In questo campionato non è possibile concedersi delle pause e poi rincorrere una partita diventa sempre difficile. Lei conosce però l'ambiente di Pescara, conosce il presidente Sebastiani, secondo lei cambierà? No. Intendo Buca. Non lo so, non, io ho un affetto particolare, quindi non mi permetto assolutamente di azzardare nessuna ipotesi. Mi dispiace, devo dire che mi dispiace, ho incontrato tante persone che conosco e una squadra così arrendevole non me l'aspettavo, questo no. Studio, Geria vi ascolta, Massimo. Sì, intanto io saluto con affetto Giuseppe Geria, grazie direttore per aver accettato il nostro invito. C'è al mio fianco Paolo Toro per una domanda all'ex Geria. Sì, buonasera. Arrendevole, mi ha colpito questa sua parola, e in effetti è stato così, ma per quello che lei ha visto almeno questa sera in campo, e se può magari confrontandolo anche con altre occasioni in cui ha visto il Pescara, quali sono stati veramente i punti proprio più emergenti in questa arrendevolezza, ecco, se si è fatto un'idea magari? Ma credo che nelle aspettative di una rosa di calciatori, perché non c'è un giocatore in particolare, ma quando ti aspetti di fare un campionato e poi magari ti sfugge l'obiettivo principale, se non ritrovi subito le energie per magari rielaborare un altro obiettivo, puoi incappare in una giornata così. Poi logicamente i due gol iniziali hanno favorito la nostra squadra, e rincorrere in queste condizioni credo che non sia il massimo per una squadra. A me viene da pensare questo, non conoscendo a fondo le vicissitudini attuali del Pescara. Mi dispiace da ex Pescara, perché ci sono affezionato e mi sono trovato benissimo, 5 anni non sono pochi, però logico sono contento per noi.